Salone di Ginevra si inaugurano ufficialmente le annuali rassegne motoristiche internazionali. Come al solito, le vetture italiane destano il vivo interessamento dei visitatori. Dalla 600 multipla alla nuova versione della 600 con tetto apribile, particolarmente indicata per i viaggi durante le vacanze estive. Molto ammirate le elaborazioni della 600 e le sue maggiorazioni a 750 di cilindrata, capaci di prestazioni che hanno dell'incredibile. Tali vetturette possono infatti raggiungere i 150 orari. Particolarmente confortevole l'Appia seconda serie, che perpetua una tradizione di sobria eleganza. Un'assoluta novità è costituita da un autobus italiano che potrà raggiungere i 200 orari. Complessivamente sono presenti a Ginevra con i loro ultimi modelli 75 complessi industriali di 11 nazioni. Particolarmente affollate le sale di una grande azienda privata dove hanno inizio i corsi dedicati alle moderne tecniche di controllo economico per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Parla il professor Onida, tra gli intervenuti i ministri Gonella e Medici. Nel corso dei lavori viene auspicata una sempre più cordiale ed efficace collaborazione in tutti i campi tra lo Stato e i cittadini. L'ospitalissima municipalità di Göteborg si è vista costretta a stanziare somme non indifferenti per vettovagliare dei turisti imprevisti. Si tratta di un branco di cigni siberiani. Le contrade abitate da questi dignitosissimi volatili non si possono certo definire clementi, ma temperature come quelle di quest'anno non si ricordavano a memoria di cigno. Avevano sentito parlare della Svezia come di un paese mitissimo e vi si trasferirono. Stanno ancora mandando vigorosi accidenti all'avventato informatore. Torna alla natia Reggello Vittorio Ciari. Un'effimera notorietà egli si è conquistato tagliando il massimo traguardo di lascia o raddoppia. Nonostante le moltissime lettere che gli sono giunte, il vittorioso cammino del cultore delle patrie storie è stato seguito solo con moderato interesse dai telespettatori. Questa tiepidezza Vittorio Ciari ha commentato con una punta di rassegnata amarezza prima di affrontare l'ultima prova. A me di case non me ne hanno offerte punte, ha detto. Vorrà dire che la mia casetta me la costruirò con i gettoni di codesto gioco.